cicca, se stesso Sofì mi fa fare il video, lo faccio volentierissimo, e quindi nuovo video. Oggi faccio il video aggiornato su quello che c'è dentro la mia borsa, quindi what is my bag. La borsa è nuova, chi mi segue su Instagram l'avrà già vista, è troppo carina, è stile Desigual, ma io l'ho presa al mercatino, me l'ha lasciata a 10 euro. Sì, troppo carina. E iniziamo subito, vi faccio vedere tutto quanto. Questa è la borsa, ha un lato con questa stampa e questi colori, la coulisse, l'altro lato con altri tipi di colori, è troppo carina. Manici pratici, si può prendere anche a spalla. E sotto, l'ho svuotata ragazzi perché pesava un botto, non potete capire quanto pesava, e anche le borchiette sotto per l'appoggio. Si chiude con la cerniera, che ha una cernierina per la chiusura, e dentro è foderata con una stampa floreale e ha due taschine qua e due taschine con cerniera, più una aperta dall'altra parte, ed è dotata anche di tracollina. Poi è veramente capiente, mi piace tantissimo, sono molto contenta. E all'interno mi porto sempre appresso penna, questa è della Yves Rocher, taccuino e agendina. Poi ho sempre questo porta tesserine, dove tengo appunto tutte le tesserine dei supermercati, dei negozi, della profumeria, della libreria, tengo tutte qua così sono in ordine e si trovano in un lampo. Poi costa pochissimo, costa 2 euro dai cinci, sono utilissimi. Poi ho due borse per la spesa, di queste leggere, invece le altre più pesanti le tengo magari in macchina oppure me le prendo all'occorrenza. Sono comodissime queste, se non le avete ve le consiglio. Questa l'avevo presa da Saponi e Profumi, è grandissima e poi appunto si ripiega diventando una piccolissima pochettina. Guardate che carina, vabbè al contrario ma fa niente. Quindi dicevo, le due borsine. Poi ho burro cacao, questo è il balsamo Lavra Yves Rocher Bio col miele, non mi ricordo. Comunque è ottimo, mi piace tantissimo. Purtroppo non trovo più la mia pochettina dove c'erano dentro due burro cacao, me l'aveva portata zia da Parigi, c'era anche scritto Paris sopra, troppo carina, spero di ritrovarla. Quindi burro cacao, poi fazzoletti, sempre, Peppa Pig e questi Selex. Questi qua mi piacciono tantissimo perché sono profumati, ma i miei preferiti sono comunque quelli dei Looney Tunes con i Looney Tunes, troppo carini. Quindi ho comprato anche di altri tipi che devo ancora aprire. Non so se li copro per Sofia perché piacciono anche a me, vabbè, sorvoliamo. Poi salviette per Sofì, per le manine, per il visino, sono comodissime, sono queste in formato piccinetto, quindi sono comodissime da avere in borsa, e sono queste della Hello Baby che prendo all'Eurospin. Mi piacciono molto, solo che hanno un profumo, l'ho detto forse anche un'altra volta, hanno un profumo veramente fortissimo, proprio intenso e un po' disarmante, però sono ottime. Poi portamonete col guffetto, il mio porta burro cacao aveva questo metodo di chiusura apertura comodissimo, quindi porta monete col guffetto. Poi naturalmente chiavi della macchina, bellissima, di Bommarongio, me l'avevano regalata per un compleanno, è fantastico, vedete che carino. Il cellulare sto usando, le chiavi di casa, mi si è rotto il portachiavi col gufo, avevo il portachiavi quello in metallo, troppo carino, sbrilluccicoso col gufo, ma purtroppo si è rotto, ce l'avevo veramente tantissimi anni, forse da quando ero incinta, vabbè 4 anni, si è rotto, devo provvedere, le chiavi di casa. Poi salviette intime chilli, che sono le mie preferite, preferisco un po' quelle, devo dire che preferisco quelle verdi, però mi piacciono anche queste rosa che sono più delicate, quindi le salviettine. Poi in questa bustina tengo, aiuto, i copri BC da passeggio, quindi quando si va in qualche posto e occorre
Ho i coprivestiti sempre, sempre a portata di mano, sono super igienici, costano poco, occupano poco spazio e mi piace averli sempre a portata di mano. Stavo per dire a portata di culo, vabbè, abbiamo capito, comunque per l'utilizzo sono veramente veramente utili, adesso a parte gli scherzi sono utilissimi. Poi ho questo, è troppo, io sbircio ogni tanto fuori, lo sapete, per vedere se passa qualcuno. Gli assorbenti, assorbenti e salva slip, è assolutamente di un'utilità pazzesca, questo è comodissimo. Un ottimo ottimo regalo, perché era in regalo con gli assorbenti. Ne ho comprato solo uno, può far bacco. Mi piace tantissimo, mi trovo molto molto bene, perché prima se non lo mettevi in una taschina apposita poi non riuscivi mai a beccare, dovevi svuotare tutta la borsa per trovare l'assorbente che ti serviva. Invece con questo è veramente utilissimo e comodo. Poi la custodia per gli occhiali con il... naturalmente per pulire le lenti. Poi... pochettina make up, che adesso è praticamente vuota, perché io quando mi trucco poi mi prendo io non ho sempre i trucchi appresso, devo organizzarmi in effetti per avere sempre qualcosa da poter utilizzare, che sono una mini palette, qualcosa, non sono ancora organizzata, perché io quando mi trucco prendo, che so, il rossetto, il mascara, il correttore, prendo qualcosa che ho utilizzato e la metto in questa pochettina. Infatti adesso ci sono soltanto un mini mascara e un mini balsamo labbra della Yves Rocher, del Sexy Pulp, e poi il pennellino labbra retraibile, sempre della Yves Rocher. Avevo anche il pennello per il viso della Essence, ma non lo utilizzavo da una marea di tempo e si è ammuffito, me lo devo ricomprare. Poi in quest'altra pochettina Guffet House ho il mondo. Qua ci sono un sacco di cose che possono sempre servire. Ho un altro paio di fazzoletti, salviettine mini struccanti, queste sono della Essence. Poi ho qualche salvietta, queste ce le avrò da 10 anni, della L'Italia. Poi un occhi, perché non si sa mai che mi venga l'emicrania. Un accendino, non fumo, ma non si sa mai, potrebbe essere utile. Poi questo ce l'ho da milioni di anni, ma mi piace, ogni tanto lo uso. Mi ero anche dimenticata, devo essere sincera, infatti con il brufoli questo periodo lo tengo fuori per usarlo. SOS brufolo della Topexan, ce l'ho da veramente un sacco di tempo, ma molto bello. Poi ho 2-in-1 specchietto e spazzola della Essence, comodissimo veramente. Igienizzante a mucchina gel per le mani, Bugs Bunny. Tachipirina, profumo Chaka Rolon, questo è il Sexy. Poi ho un mini kit, vedete, con lucina, che ha praticamente gli inserti, è un cacciavite con inserti, vedete, mettete l'inserto qua e lo usate come cacciavite. Poi ho un altro portachiavi che ha due cacciaviti a stella e a taglio. È passato il postino, penserà che sono fuori di testa. Ah sì, lo sono, è vero. Vedete? Stella e taglio. Poi ho la penna per il dopo puntura per le zanzare, perché mi massacrano. Ragazzi, veramente mi massacrano. Poi ho due campioncini di profumi. Uno Bulgari e l'altro è Eau de Marveille Hermès Paris. Poi ho un Tampax. Poi ho le mini saponettine in fogli della Essence, queste ce le ho una vita, ma sono comodissime, perché a volte, non in tutti i posti per fortuna, però non hanno il sapone e quindi sono utilissime da avere in borsa. Poi ho la crema viso mani corpo, sì, della Nivea, molto molto buona. Un mini pettinino, una mini piletta. Un elastico, una vitamina che poi a breve farò anche la review, poi e campioncini vari, adesso vi faccio, e poi ho anche una forcina e immaginette, e
poi campioncini vari, sono questi sono dei vecchi profumi della Yves Rocher, poi Eufibra Intimo Delicato, un campioncino di fondotinta della Yves Rocher, questo lo devo mettere dove ci sono i trucchi però, creme per il viso, altro fondotinta, profumino per il corpo, un po' di campioncini così. Ok, e per finire il portafoglio, mi sa che vi ho fatto vedere tutto, e per finire il mio portafoglio è di quelli semplici, c'è un po' di, ci sono scontrini, vabbè, comunque ve l'ho fatto vedere aperto, se ve lo mi cade tutto, sono pochi soldi, ma un sacco di scontrini, questo con i buffetti che mi piace tantissimo, di quelli fini, bello, mi piace molto, e quindi questo è il contenuto della mia borsa. Spero che vi piaccia, fatemi sapere che ne pensate con un commentino, un like, se vi fa piacere, mi farebbe piacere che vi iscriveste, così non vi perdete gli altri miei video, e vi mando tanti baciottissimi e al prossimo.